Sì. E così l'hai visto rialzarsi e andarsene dopo la caduta? Sì, certo, come un angelo in carne e ossa, amico. Potresti descrivermelo? Vattene! Mi stai facendo perdere tempo. L'hanno visto in 20, ma nessuno riesce a descriverlo. Dicono solo che è pelato con un tatuaggio sul collo. Pensi davvero che sia Hitman? Forse anche la fatina dei denti lo prenderò. Detective, questo è stato consegnato all'ingresso. Il ragazzo ha detto di darlo a chiunque cerchi Hitman. Conosciamo il luogo dello scambio? Sì, signore, il Blackwater Park. Le ho già assegnato 3 squadre. Bene. Prendiamo la ragazza, la portiamo al sicuro, poi li attiriamo allo scoperto e ci riprendiamo i soldi. I riscatti non rientrano nel budget annuale dell'agenzia. Posso chiedere dove andiamo, signore? Oh, Sud Dakota, dove vedremo morire la leggenda. E rieccomi qui con il 25esimo Wall True, dai, yeah. Siamo in tribunale, che facciamo? C'è il giudice? Io sono innocente. Eccola. Che è la giustizia. Con la bilancia e la... Come cavolo si chiama? La giustizia, non mi ricordo, vabbè. La legge, che dico? Sì, vabbè, Dredd. Eccolo. Questo è il poliziotto, Prossimo caso in esame. Dexter Industries contro Kevin Zimmerman. Violazione di proprietà. Dov'è il prigioniero, sceriffo? Vostro onore, il prigioniero ha avuto una... sfortunato incidente in cella questa mattina e lo stanno portando in infermeria. Capisco, certo. Crede che si riprenderà? Non ha un bell'aspetto. È stata una brutta caduta. Caso chiuso. Bene, credo che farò un salto in prigione per controllare i detenuti. Con permesso. Mustaccio, muto, ammazzo. Te, guarda come guarda Hitman. Dove eravamo? Il popolo contro Timothy Oak, condannato per effrazione, danneggiamento, distruzione e violazione di proprietà privata. Ciao. Il signor Oak è già noto a questa corte. L'imputato si dichiara non colpevole in ragione di circostanze straordinarie. Posso passare a star tra... Mortacci quanti so, però. Devo prendere il vestito da poliziotto. Assolutamente, assolutamente. Qua sono troppi. Mancano solo pochi minuti al nostro turno. Possiamo rivedere il tutto. Sì, maledetto. Lascia stare. Non c'è niente da rivedere. Dico io, non ho infranto nessuna legge. L'auto era aperta, con le chiavi nel culo. Non è una giustificazione legale. La legge può andare a quel paese, amico. Non è rubare. Ora, inizialmente abile, che debba essere sottoposto immediatamente a valutazione psichiatrica completa. Ma poiché vostro onore ha già respinto la richiesta, continueremo con il nostro dibattimento. Ho visto i documenti, è tutto in bianco e nero, in inglese. Interessante, francese, c'è la finestra qua. Distruggete gli
gnomi prima che sia tardi. Le Nazioni Unite non si fermeranno finché non controlleranno le nostre... Non c'è niente per lei qui, signore. Si allontani. Perché? Cosa tenete qui? Un UFO precipitato? È un laboratorio segreto del governo. E chi è questo? Dice un poliziotto. Sperando che è solo. Mi dispiace, poliziotto, ma mi serve il tuo vestito, vai. Trascina. Dove ci stanno prendendo pure la pistola. Ok. Però sempre silenziatori. Allora, vediamo un po'. Non ce l'ho il cappello, porca miseriaccia. Ecco fatto. Ma quale saltato, dai. L'ho tirato qui e l'ho gonfiato di botte con una zampogna. Allora, vai, questo lo occultiamo. Quindi questo tizio entra in un bar, ok? Aspetta un attimo, è una barzelletta? No, no, ascolta, mio cognato era lì. Oh, stai parlando di nuovo della cosa di Great Balls of... Dai, ce la faccio, ce la faccio. E beh, qua che c'è? Bello! Travestimento, da che ci travestiamo? Vediamo un po'. Da poliziotto. No, questa è una citazione di Assassin's Creed per caso? Il Tomahawk. Vabbè, andiamo avanti. Tizio solo contro. Beh, non t'arrampichi. Perché non si arrampica? Ecco, vai. Perfetto. Beh, dove ho passato? A quest'altra parte. Devo andare all'altra stanza, porca miseria. Allora, vediamo un po'. Non sono un fan delle Nazioni Unite e credo che le sue idee meritino di essere cazzarola. Ascoltate, ma ora deve io fare silenzio. Devo fare pipì. Beh, abbiamo dei problemi tecnici.
pausa. Questo, via qua, giudice. Mamma mia, mi travesto da giudice. Ho vinto se mi travesto da giudice. Mamma mia, giudice, giudice, travestimento, sbrigate. Le dichiarazioni dei testimoni anche in inglese britannico. Non scherzo. Sta proprio davanti alla porta, è quello che mi fa rosicare. Vabbè, se lo lascio qua non dovrebbe... Non si dovrebbe vedere, spero. Zione fosse l'accuratezza. Va bene, comunque chiedi a Phil per me, ok? Grazie tesoro, sei la migliore. Ci sentiamo più tardi. Ah, ma sta ancora al telefono, sentiamo più tardi, sta ancora al telefono, vabbè. Questo lo lascio qua. Attenzione, attenzione. La corte è ora in sessione. Presiede l'onorevole giudice Strickland. Oh, faccio... Oh. Dai! Ma chi è? Con gli alieni. Emetti la sentenza. Mamma mia. Caso chiuso. Che diavolo era questa merda? Ha spaccato tutti i tignoni. E due venivano dalla Danimarca. Fantastico. Mi sto sentendo male. Ordine. La corte si aggiorna. No, no, è innocente secondo me. È innocente. Bravo figliuolo, credi agli alieni. Gnomo. Vostro onore. Che telefono gigante. Allora, che cavolo. Come faccio ad andare lì? Beh, non posso fare irruzione e ammazzare tutti quanti. Oh, un braccio. Ogni uomo. Mi serve una fottutissima scheda. Vado a trovare sta chiave magnetica, mo. Vabbè, dato che sto giudice, adesso posso passare ovunque, no? Mamma mia, che bello. Posso fare qualsiasi cosa. Fregato. Vai, apriamo. Me ne vado, me ne vado. Mamma mia, che ninja che sono. Te, guarda qua, che giudice. Mamma mia. E passa così. Mamma mia, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Dai.